ancora. Forza Foccia. Ale. Sindaco, quanto è utile per la città di Foggia quest'opera importante, attesa da anni tra l'altro? Ma questo è importante, uno, perché dà uno sfogo non solo alla parte meridionale di Foggia, che abbraccia anche altri paesi, quindi è un'opportunità di sviluppo per i territori, ma anche e soprattutto per la zona ASI, perché ritengo che questa sia una piattaforma normale di stoccaggio, il retroporto ideale del porto di Manfredonia, con il fascio ferroviario e questa struttura. Io penso che sia una infrastruttura importante che possa creare quelle aspettative per consentire alle imprese di investire su questo territorio. Questo vuol dire anche che le imprese però devono in qualche modo cercare di fare più sistema, se ne è avverta la necessità. Ma oltre a fare sistema, io penso che bisogna crederci. Io ho sempre sostenuto, anche con la manifestazione dove era presente Matteo Salvini, questo territorio non vuole essere più etichettato come un territorio che chiede assistenza. L'assistenzialismo semmai è servito più a qualche soggetto politico per raggiungere i propri scopi. Questo territorio ha l'orgoglio di rivendicare infrastrutture. Io sono per il federalismo, ma con un federalismo che deve mettere in condizione il Mezzogiorno di avere le stesse dotazioni infrastrutturali, in modo tale che le nostre imprese siano competitive come le imprese del nord. E quindi la partita si gioca sul sistema infrastrutturale, e sono convinto dove avremo alta l'attenzione sia per quanto riguarda la realizzazione dalla seconda stazione a Foggia, che dovrebbe intercettare l'alta capacità, e mi auguro che al più presto la Regione dia sostegno al progetto di rilancio dell'aeroporto Gino Lisa.